ricollego agli interventi di merito fatti da tutti i consiglieri, che non ci siano, chiaramente a partire chiaramente dal Gambino, da consiglieri dell'opposizione, ma devo dire molte discussioni sono di merito fatte anche dalla maggioranza, che condivido totalmente. Voglio solamente elencare velocemente alcuni punti prioritari, che non è l'elenco della spesa, sono cose importanti in sanità. Cambiare i criteri di riparto del fondo sanitario, rapporto equilibrato al settore pubblico e privato, fondo unico per la riabilitazione, eliminazione delle liste di attesa, riduzione della sanità passiva, sostegno ai centri di riabilitazione, ripristino del fondo per la medicina del territorio, scelta dei direttori generali per concorso e non per fedeltà e nomina politica, tagli dei costi impropri, integrazione delle funzioni di ospedali e policlinici, salire sui LEA, fare di tutto sui LEA. Beh, io condivido totalmente queste priorità e sono le priorità che vi hanno fatto vincere le elezioni, nel senso che sono il vostro programma elettorale che avete presentato, che io condivido. Devo dire, siamo a un anno, non si è realizzato nulla di tutto questo, ma ce ne sono ancora 4 di anni, quindi devo dire il tempo c'è. Su una cosa si è andato un po' in controtendenza, questi della nomina, ma sulle nomine poi voglio dire anch'io su questo utilizzo un argomento semplice, secondo me è più un criterio di trasparenza che conta. Poi sulla scelta degli uomini, io condivido che molti di questi manager sono di livello, tra l'altro sono stati scelti anche dalla precedente, noi, da me, dalla giunta, e alla fine gira, quelli che sono più bravi si riconoscono, vuol dire che hanno lavorato bene dove sono stati a fare la loro attività, e il criterio che secondo me è meglio selezionarli con una selezione diciamo più terza che non farli direttamente con, però le avete scritto voi, addirittura eravate a dire che bisognava fare i concorsi, ma sui concorsi mi pare un po' difficile andare a stabilire, però nel vostro programma elettorale questi elementi c'erano, però c'è un elemento di discolpa, devo dire, che non avete il potere per farlo, purtroppo non abbiamo, mettiamola così, non abbiamo il potere per farlo, perché gran parte di queste azioni sono delegate a una struttura commissariale che per la prima volta, devo dire colpevolmente, mi assumo la mia parte di responsabilità, quando con mio amico Vasco Errani, grande amministratore, ho anche tentato di spiegare che secondo me le regioni non dovevano cedere sull'argomento presidenti commissari, anzi di rivedere quello che io sono riuscito a fare per la verità nel patto per la salute. Allora, la norma sul cambio del parametri di riparto del patto per la salute è solo una norma campania, dobbiamo essere orgogliosi. Nel patto della salute, quello che ci permetterà, mi auguro, alle regioni di trovare un'intesa sui nuovi riparto del fondo, sui famosi criteri, è Campania. Ce ne vogliamo impadronire tutti insieme delle battaglie che abbiamo fatto? Poi qualcuno mi ha criticato, il presidente De Luca mi ha criticato per dire beh, ma è un anno, hai perso e non hai applicato quei criteri, perché non sono riuscito a trovare l'unanimità delle regioni. Voi sapete che ci vuole l'unanimità delle regioni. Intanto è passato un altro anno, come vedete le cose sono difficili. Io ho messo una norma, non siamo riusciti, gli ultimi mesi tra l'altro ero un po' più debole perché i presidenti in uscita non sono così forti. Oggi abbiamo la possibilità, perché un decreto legge approvato, la parte buona, del decreto legge sugli enti locali che avete approvato al Senato, stabilisce che se le regioni non trovano l'unanimità, interviene il ministro, che è una buona norma. Condivido meno un'altra cosa che avreste potuto mettere, vediamo se ce la facciamo al Senato, faccio un appello ai parlamentari campani, sono stimolati dal Consiglio regionale, hanno purtroppo inserito, pur mettendo questa parte positiva, nel decreto legge un limite al riequilibrio, che ero riuscito a portare un anno a oltre 2 miliardi, più del 2%, che ci ha permesso di recuperare quei 180 milioni famosi. L'anno dopo si è persi 50 milioni, perché si è ritornato al riequilibrio dello 0,405, che sono 400-500 milioni, ma che riequilibrio fa? Al di là del principio che va ristabilito, sia ben chiaro, noi non dobbiamo chiedere mance, però insomma se recuperiamo il 50% delle risorse che perdiamo, non è che le buttiamo, non è che preferiamo perdere 50 milioni per una ragione di principio. Se è possibile, normativa vigente, combattiamo, non ci alziamo e ce ne andiamo, combattiamo, non perdiamo almeno. Poi speriamo di poter mettere questi criteri a regime. Abbiamo perso 50 milioni l'altra volta per questo fatto di non essere attenti. Ora abbiamo messo purtroppo in legge, siamo in grado ancora di cambiare al Senato. Abbiamo la forza, non certo noi che siamo opposizione, abbiamo presentato emendamenti, la nostra parte politica, presentate emendamenti.
l'onorevole Paolo Russo ha presentato un emendamento alla Camera che diceva lo riportiamo al 2%, che con 2 miliardi, finché le regioni non si mettono d'accordo, finché il ministro non interviene, almeno le regioni hanno 2 miliardi per poter riequilibrare il fondo da un'ingiustizia gravissima che, come sapete, è la chiave di riparo. Norma Campania nel patto per la salute sancita con legge ci sta, ora dobbiamo applicarla. Non è, come vedete, è passato un altro anno, non è che le cose sono semplici, che si risolvono e dobbiamo sempre dare la colpa agli altri. Ha una forma di palude burocratica che sta nell'etere, che esiste nel mondo e che ci condanna. No, non ci deve condannare, dobbiamo lottare anche con la palude burocratica, anche risolvendo i problemi che si possono risolvere. E la stessa cosa, condivido la battaglia che ha fatto la Giunta in commissione nelle regioni a non accettare questo piano di riparto dei 70 milioni di euro che non è sanità, è sociale, prima di tutto, non è il fondo sanitario per fortuna, è un fondo in più che ha dato il governo di 70 milioni di euro che le regioni hanno combattuto per averlo sulla disabilità dei giovani. Ora, su questa disabilità dei giovani non accettiamo, ma è la prima volta che capita, quindi non c'è un precedente. Quindi non avendo un precedente dobbiamo subito intervenire, però mi risulta, lo dico chiaramente alla Giunta per intervenire, non solo l'assessore delegato chi è, perché si occupa del sociale, che ho notizie che il governo stia operando dando ragione alla maggioranza delle regioni, non alla Campania. Quindi pare che il riparto del Ministro del Lavoro sia un riparto che penalizza la Campania. Quindi lo dico, vi informo, poi non facciamo le battaglie tanto per farle, vinciamole ogni tanto, no, se no urliamo e non rivinciamo. Presidente, concludo con due osservazioni. Questo è stato purtroppo un annus horribilis, capita per la sanità. Medici imbavagliati, blocco delle prestazioni, situazione delle barelle purtroppo peggiorata, e capitano degli anni difficili. Io non ho avuto questa situazione così come è vissuto in questi anni. 5 anni non ho vissuto quello che è stato vissuto in questi anni, anche per fattori esterni, non è colpa di chi governa, ci sono dei fattori esterni. Si sono persi 50 milioni, le liste di attesa aumentano, cioè, devo dire, una situazione veramente molto molto critica. Quindi l'opposizione, e l'abbiamo detto all'inizio, è pronta a dare una mano, vogliamo dare una mano per i fondi, per i riparti, siamo vicini anche a chiedere, come ha detto alcuni nostri colleghi, che noi dobbiamo uscire dal commissariamento, dobbiamo pretendere di rivedere i piani di rientro e uscire dal commissariamento. Non ci sono ragioni, dopo che siamo, caro Lello, a 2,40 2014, si sono persi un po' di soldi, abbiamo un avanzo strutturale di 240 milioni, aggiungo, Presidente, e concludo, 240 milioni di avanzo strutturale. Ci sono 430 che ha bloccato il MEF da 2 anni sul piano stralcio dell'articolo 20 della finanziaria, purtroppo 420 milioni, ma ci vuole palude burocratica, al MEF bloccato da 2 anni. E abbiamo, benissimo, ce li danno, sono contento che la norma ce li dà, e poi ci sono, come sai, 600 milioni di accantonamento in più della nostra regione che possiamo recuperare. Cioè siamo 1,2 miliardi che possiamo recuperare per gli investimenti. Quindi noi siamo qua per fare la nostra parte. La battaglia che faremo per esempio sul piano ospedaliero per Procida e per altre ingiustizie che oggettivamente vanno riparate, ma sappiamo che sulla questione sanità non c'è da fare né battaglie ideologiche né scontri politici oltre misura, ma dobbiamo risolvere i problemi dicendoci come sempre e lealmente soprattutto ai cittadini la verità dei fatti. La parola al Presidente della Giunta.